Volevo tenermela per il gran finale, ma c'è davvero troppo movimento a galla per cui non resisto. È giunto l'ora di utilizzare la Maracas. La Maracas è a tutti gli effetti una bombarda, la bombarda più galleggiante in assoluto che possiamo trovare in commercio, totalmente galleggiante, per cui assomiglia a un vero e proprio galleggiante, lavora in superficie, solamente ha le caratteristiche in comune sicuramente con i galleggianti, ma rimane a tutti gli effetti una bombarda, per cui filo passante al suo interno, corredata da delle ratless, sentite? Queste palline al suo interno che quando andiamo a recuperare e a sbacchettare la nostra zavorra, la nostra maracas con la canna emettono delle vibrazioni in superficie, perché in questo caso peschiamo in superficie, che attirano senza dubbio le trote nella zona della nostra ischia. Ci spostiamo qualche metro con la nostra maracas e andiamo un pochino più a sinistra verso la curva dove abbiamo visto finora una fortissima attività in superficie. Ora sto innescando una camola cucita, una camola singola sotto la nostra maracas e lanceremo non a centolago come abbiamo fatto finora, ma lanceremo lungo la sponda, che come ho già detto è il punto dove finora abbiamo visto moltissima attività, per cui lanciamo lungo la sponda e recuperiamo verso di noi. Come vedete la maracas rimane in superficie, per cui ci dà anche un aiuto sotto il punto di vista visivo quando sparirà sotto il pelo dell'acqua. Ritornando a quello che dicevo all'inizio, che ha comunque delle somiglianze con un galleggiante, ci aiuta anche qui a percepire la mangiata, oltre al fatto che essendo una zavorra scorrevole sentiremo la mangiata immediatamente sulla vetta della canna, per cui ci permette di vedere dove siamo esattamente, dove stiamo lavorando esattamente in questo momento. Nel caso riuscissimo a prendere una trota, il lancio seguente lo rifaremo nell'immediata vicinanza dove abbiamo preso la prima trota. La maracas va recuperata lentamente con dei piccoli colpetti, un po' come si fa quando si usa il galleggiante con il vetrino, cercando di rimanere il più possibile fermi sul posto e recuperando lentamente, come dico sempre, la manovella solamente con un dito per togliere il filo in eccesso che muoviamo chiaramente bacchettando la canna. Va fatta suonare, se la maracas non suona perde gran parte del suo potere attrattivo, per cui molto lentamente, con dei colpetti ripetuti, rimaniamo sempre con lo sguardo fisso sulla maracas per vedere se affonda, se abbiamo un primo segnale di abboccata, dopodiché chiaramente ci affidiamo alla vetta della canna stessa.